Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video in realtà che mi ero promessa di fare tempo fa, però lo faccio ora perché non ho avuto veramente tempo per fare un video del genere. Perché mo è stato festa, avete visto i miei speciali Natale e Capodanno, quindi vabbè. Praticamente questo è un video in cui in realtà io proprio vi voglio raccontare di una cosa che ho letto tempo fa. Cioè, ad esempio, ho letto che un bambino è stato escluso da una recita di Natale soltanto perché era autistico e che la mamma è venuta a sapere di questa cosa tramite le altre mamme su un gruppo che avevano creato tra mamme, quindi così. E giustamente la mamma si è arrabbiata con la maestra, dice: "Ma come puoi escludere mio figlio?" A suo dire la maestra dice che il suo bambino non parla e non sa stare in fila con gli altri, quindi l'ha escluso, tipo in una classe, ma non so quanti bambini erano, tipo mettiamo 20 bambini, 19 l'hanno fatto questa recita e lui no. L'unico escluso, quindi. E chiaramente la maestra ha aggiunto dicendo che questa cosa ne voleva parlare prima con la mamma e giustamente questa cosa mi si è stretto il cuore a leggere perché quel bambino non lo merita e neanche la madre lo merita. Perché alla fine quel bambino, sì, è vero, è venuto autistico, che poi non c'ha una diagnosi ben precisa. Perché stanno facendo ancora degli accertamenti per vedere di confermare tutto. Però comunque presenta quel problema, diciamo così. E però non è che l'ha chiesto lui di nascere così, perché nessuno chiede come nascere. Ad esempio io sono nata come tutti nasciamo, però non l'ho chiesto io di nascere nella mia famiglia attuale, diciamo così, vabbè, ci siamo capiti. Non l'ho chiesto io di nascere con questo colore di capelli, con questo colore degli occhi, non ho chiesto io di venire alta 1,50, che sembra una nana, non l'ho chiesto io che all'età di 3 anni dovevo smettere di parlare per il mutismo selettivo, non l'ho chiesto io. Così come anche le altre persone, non lo chiedono loro come nascere. Alla fine, come si dice, è un terno al lotto, cioè quando una signora, una donna rimane incinta, nella maggior parte dei casi il bambino dovrebbe nascere sano. Però ci sono quei casi eccezionali in cui il bambino nasce che ha qualche problema. Mi dispiace pure a dirlo, dicendo c'ha qualche problema, perché io penso che alla fine i problemi ce li abbiamo tutti, perché i difetti ce li abbiamo tutti. Quindi non esiste una persona sana e una persona, tra virgolette, disturbata, perché tutti possiamo essere sani e tutti possiamo essere disturbati. Perché secondo me siamo tutti esseri umani, tutti sbagliamo e tutti commettiamo degli errori. Ora, dove voglio arrivare con questo mio discorso? A me si è stretto il cuore perché giustamente ho pensato a tutte le volte che qualche bambino, soltanto perché ha qualche problema in più, viene preso di mira dai bulli, viene escluso soltanto per quel problema, cioè non è che viene escluso per antipatia, come per dire tu non sei uguale a noi, quindi sei diverso, quindi ti prendiamo di mira, ma non è bello. Però poi alla fine i bambini non hanno nessuna colpa, perché se ci sono adulti, teste di cavolo, come questa maestra che ha fatto quello che ha fatto, è normale che i bambini, essendo piccoli, innocenti, così imitano. Quindi non mi meraviglierete se dopo le vacanze di Natale questo bambino torna a scuola e i suoi compagni lo prendono di mira, ma non è colpa dei piccoli, ma è colpa dei grandi, là dove voglio arrivare. Normale, no?
me, ecco perché mi si stringe il cuore quando leggo queste cose, forse io posso capire un pochettino di più perché, come sapete, perché ve ne ho parlato nei video precedenti, io ho sofferto di mutismo selettivo, un disturbo legato all'ansia, quindi non è come essere autistici che ci nasci. Cioè, il mutismo selettivo è come aver paura, diciamo, di parlare con le persone. Quindi è come la paura, ad esempio, di volare, la paura degli insetti. È una paura, soltanto che prende questo nome. Però comunque non vi voglio dire cos'è il mutismo selettivo, perché se no questo video praticamente non vale. Non vale. Anche perché ne avevo già fatto uno così, quindi no. Soltanto aperto e chiuso una parentesi. Allora, praticamente, quando io avevo questo problema che non riuscivo a parlare, i miei genitori avevano un'amica psicologa. C'è da dire che anche mio padre, psicologo, però è controlegge, non so se lo sapete, che il padre si prende come pazienti i propri figli. Cioè, non ci deve sta parentela, perché se no è controlegge, quindi non si può fare, assolutamente no. Quindi alla fine mio padre, pur essendo psicologo, non poteva proprio aiutarmi. E quindi mi ha detto: guarda, ci sta questa nostra amica che è psicologa e praticamente dice: perché non vai a fare ecologia da lei? T'aiuterà. Premetto che non farò il nome di questa persona. E non farò il nome neanche di questa struttura. Però sono andata lì, io praticamente ho fatto due colloqui con questa persona. Poi non ci sono voluta andare più. Perché? La prima volta, ma lei sempre è così, è sempre stata questo tipo duro. Cioè non duro nel senso che, come per dire, cattiva o altro. Duro nel senso che, come siamo arrivati io e mia madre, lei aveva detto chiaramente alla mia mamma di andarsene perché non poteva rimanere. Cioè, anche se c'era questa amicizia, però bisogna seguire un protocollo. Quindi, vabbè, la mia mamma se ne è andata a fare un giro e io ho fatto questi colloqui. La prima volta lei mi disse con tono molto aggressivo e mi sono intimorita per quello, quindi non ho parlato proprio. Disse: ma tu sei venuta qua con l'intento di non parlare? E però così facendo la blocchi una persona. E io proprio non ho parlato con lei, cioè non facevo neanche i gesti, cioè proprio stavo così impaurita, spaventata e altro. Poi chiaramente ho passato un'ora di inferno, perché lei mi trattava proprio male. Dopodiché è venuta la mia mamma, lei è ridiventata gentile. Di colpo. Cioè, avete presente quelle persone che fanno come la medaglia? Così faceva lei. E vabbè, e poi vabbè, sono tornata a casa. Dopo circa qualche giorno, una settimana, non mi ricordo, c'era il secondo appuntamento. Sono andata e lei mi ha tassato. Praticamente perché ha cominciato a dire sempre: ma tu sei venuta qua con l'intento di non parlare, però con tono molto aggressivo, e diceva che dovevo parlare perché se no una come me non poteva farsi degli amici. Mi ha praticamente ucciso la mia anima. Infatti, la volta dopo, intanto erano passate 2 settimane dal primo incontro, io le ho mandato un messaggio perché ci eravamo scambiati i numeri di telefono, però Ho detto no, non posso che c'ho un altro impegno, non posso andare. Nel frattempo io ne avevo parlato anche con i miei genitori di questa cosa, del suo atteggiamento. Cioè, all'inizio no, no, perché non avevo il coraggio di parlarne con i miei. Però, dal momento in cui lei pure la seconda volta mi aveva proprio ucciso, ho detto: va bene, parlo con i miei, vediamo un pochettino, e loro si sono messi le mani nei capelli per il comportamento di questa qua, perché dice: una psicologa non si può comportare così, perché
se io vengo da te tu mi devi aiutare, non mi devi far rinchiudere ancora di più nel mio guscio. Che poi, tra l'altro, poi siamo venuti a sapere, perché nessuno lo sapeva di questa cosa, che lei in realtà aveva una finta laurea. Cioè, ha imbrogliato le carte, quindi sta a fare la psicologa senza una laurea in psicologia. E vabbè. E quindi lei poi, dopo che io ho mandato quel messaggio, ha risposto dicendo: è molto importante fare questo tipo di terapia. Cioè, sembrava trasformarsi. Cioè, quando io andavo lì era una persona, la strega cattiva. Quando invece me ne andavo o venivano i miei genitori, si trasformava in una fata buona. E no, non ci siamo proprio. Infatti io, prima di mandare quel messaggio, ho detto, avevo l'appoggio comunque di tutta la famiglia, dice, non ci andare più. Alla fine i miei genitori hanno detto no, basta, sta qua, hanno inventato qualunque scusa, non lo so cosa hanno detto, che hanno fatto, però alla fine non ci sono andata più. Perché alla fine io penso che qualunque persona, se va da un esperto, questo esperto lo deve aiutare. E io non sono stata aiutata in quel modo, non venivo aiutata, perché io uscivo da là, cioè andavo contenta, uscivo da là distrutta. La mia autostima da così era diventata proprio sotto zero, cioè avevo proprio sotto i piedi, quindi alla fine mi sentivo, non lo so, così, non so come spiegarvelo. Poi è venuto il mio fidanzato, è entrato a far parte della mia vita e il resto lo conoscete. Che lui, non so che poteri magici abbia, però è riuscito in un'impresa che altri ci avevano proprio rinunciato. Però in questo ve ne parlerò in un altro video, non in questo video. Io spero che con questo video il messaggio sia chiaro, cioè nel senso che quando c'è una persona che ha qualche difetto che per la società non è accettabile, come nel mio caso il mutismo o nel caso di quel bambino il fatto che fosse autistico e tutto, non bisogna combattere tanto per far star meglio quella persona, ma la vera palla al piede è l'ignoranza delle persone, che certe volte farebbero proprio bene a starsi zitti. Bene ragazzi, per questo video è tutto e ci rivediamo prossimamente.